Università di Cagliari ai tempi della riforma, problemi e prospettive dell'Ateneo in vista del passaggio alle Camere del provvedimento Gelmini. Se ne è parlato oggi a Cagliari nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Per noi c'era Stefania De Michele. Certe cose non cambiano, anzi, al contrario, tornano ai fasti di un tempo, a dispetto della crisi, delle risorse che mancano, dei precari e degli studenti che protestano. E il caso dell'inaugurazione dell'anno accademico, ripristinata nella solennità del suo cerimoniale, del rettore dell'Università di Cagliari, Giovanni Melis. Per l'occasione, dai cassetti del rettorato è stata tirata fuori persino la mazza d'argento, simbolo del potere accademico. All'esterno dell'edificio di via Università, in maniera diversamente scenografica, un gruppo di studenti protesta contro le logiche baronali, la precarizzazione stabile dei ricercatori, l'accentramento di potere in capo ai rettori e ai consigli di amministrazione non elettivi degli Atenei, sempre più esposti, così dicono, agli interessi privati. Esiste però una preoccupazione condivisa ed è quella relativa al taglio massiccio delle risorse, meno soldi per il fondo di funzionamento ordinario e quindi meno servizi, sulla base di criteri ministeriali di premialità che penalizzano le università dell'isola, meno denari per la ricerca. L'impegno finanziario in questo campo rischia di scendere sotto l'1% del PIL. L'allarme lanciato dal rettore Giovanni Melis nel suo intervento di apertura della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, un garbato intervento gelminiscettico, almeno per quel che riguarda gli interventi a sostegno della didattica, della ricerca, dei servizi sul territorio. Con oltre 35.000 studenti, l'Ateneo Cagliaritano mostra comunque tutto il suo dinamismo, 46 i corsi di laurea triennale attivi, 39 quelli di laurea specialistica, 6 i corsi a ciclo unico, oltre 500 i tirocini formativi in imprese ed enti privati e pubblici. Una realtà su cui investire, dicono tutti, docenti, studenti e personale ATA. Sulle modalità di intervento, però, il confronto è solo all'inizio. Si attende l'approdo alle Camere del disegno di legge di riforma predisposto dal Governo, un provvedimento su cui si preannuncia battaglia.